Rinnovato l'accordo tra banche e regione per l'anticipazione dell'assegno di cassa integrazione in attesa dell'erogazione da parte dell'INPS. Al tavolo della firma anche i sindacati e le associazioni di categoria. L'assessore regionale al lavoro Marco Lucchetti ha inoltre lanciato un appello al governo sulla questione degli ammortizzatori sociali in deroga, affinché ci sia la copertura finanziaria per tutto il 2014. Al momento ci sono 1.700.000 euro a disposizione, ma visto il difficile momento potrebbero non bastare. Con l'accordo si punta a erogare puntualmente le indennità riconosciute ai lavoratori. Oggi le banche ci offrono la possibilità di anticipare l'assegno di cassa integrazione fino a completamento della procedura e quindi l'erogazione da parte dell'INPS, un'anticipazione utile per i lavoratori di cui se ne sente particolarmente il bisogno in questo 2014 che, ripeto, continua a essere un anno molto pesante per l'occupazione, il lavoro, l'economia della nostra regione, sperando che la annunciata ripresa o la ripresa in corso produca degli effetti anche sul piano sociale. È indispensabile che queste persone che hanno perduto o sono in una situazione di grave disagio sociale abbiano la possibilità di avere tutti i mesi uno stipendio su cui far conto per loro e per le loro famiglie, e quindi necessariamente, dati i tempi della burocrazia che indubbiamente ci sono, le banche si sono messe a disposizione per poter anticipare quelli che sono i loro diritti e quindi permettere loro una continuità, seppure in condizioni meno favorevoli di quelli che avevano prima, quando il posto di lavoro esisteva.